Secondo antiche tradizioni non documentate, nella zona oggi detta del Sasso si erano stabiliti intorno all'Ottocento monaci benedettini irlandesi che avevano eretto un tabernacolo alla Beata Vergine Maria. Il santuario della Madonna delle Grazie al Sasso viene edificato però solo nel 1490 e prende il nome dal masso sopra il quale sei anni prima, nel 1484, la Vergine Maria era apparsa a delle pastorelle. Il masso è oggi conservato in un sarcofago di marmo intarsiato alla base dell'altare maggiore all'interno della maestosa chiesa, la quale conserva anche numerose opere d'arte. Tra queste vi è soprattutto l'immagine quattrocentesca raffigurante la Madonna col Bambino e Santi, posta nella Cappella dell'Eucarestia. Esternamente il santuario domina l'intera vallata del torrente Sieci, con un ampio giardino circondato da un elegante loggiato seicentesco.